Buonasera, bentrovati al nuovo appuntamento dedicato alla cucina Lube e Civitanova. Parleremo naturalmente del percorso in casa biancorossa, 3 vittorie nelle ultime 3 gare di campionato, momento sicuramente positivo, e ora la penultima giornata della regular season su questo campo, domani pomeriggio ore 18 di sabato, contro la formazione di Milano, che ha già eliminato quest'anno e anche nella precedente edizione la formazione della cucina Lube dalla Final Four di Coppa Italia. Parleremo anche dell'imminente prossimo futuro, perché ci sarà un'altra gara di campionato contro Perugia che chiuderà la stagione regolare, ma soprattutto ci sarà il doppio turno, gara d'andata in Turchia, gara di ritorno a Civitanova contro la formazione di Ankara per i quarti di finale di Champions League. Tutti questi argomenti li trattiamo con il preparatore atletico Massimo Merazzi. Buonasera. Buonasera, ciao a tutti. Grazie per essere con noi. Allora, in apertura dicevamo una cucina Lube che ha ripreso, insomma, un percorso importante, 3 vittorie consecutive in campionato, soprattutto il gioco è cresciuto, alcuni fondamentali che magari latitavano in un certo periodo della stagione ora stanno nettamente migliorando. Però la prima domanda che faccio a te è la consueta: come sta questa cucina Lube Civitanova sotto il profilo fisico, atletico? Stiamo bene, è un buon momento. Questa stagione nel complesso è stata una stagione piuttosto buona. Abbiamo iniziato un percorso un po' faticoso perché qualcuno è arrivato dall'estate non benissimo. Le prime settimane sono state dure per coach Blengini, perché a volte aveva qualcuno non disponibile, qualcuno che era in fase di rodaggio, di preparazione, eccetera eccetera. Tra l'altro con una squadra giovane che deve lavorare tanto, certo, questo è un handicap importante. Adesso siamo operativi, disponibili, siamo alla fine di una quinta settimana dove l'appuntamento della partita è stato solo nel weekend, e questo è buono per noi perché abbiamo lavorato 5 settimane allenandoci tanto e piuttosto bene dal martedì alla domenica, perché quando si gioca spesso si riesce a lavorare di meno, ma in queste 5 settimane abbiamo lavorato un bel po' e noi stiamo bene, siamo pronti per la fine della stagione, diciamo, per la fase finale. Diciamo che è stato un inizio di stagione impegnativo sotto il tuo profilo, quindi, perché sì, riportare tutti gli elementi allo stesso livello non è stato semplice, però poi si è gestita, no, la situazione, e soprattutto incrociamo le dita, fino ad oggi non ci sono stati infortuni importanti, eclatanti, che hanno condizionato, no, il lavoro della squadra. Inizio stagione impegnativo, 6 giocatori nuovi in un organico di 14, quindi mezza squadra, sì, da conoscere. Alcuni giocatori che ti arrivano dopo gli impegni con le nazionali, per cui ti arrivano e dopo poco devono giocare con la maglia della Lube, per cui non hai nemmeno troppo tempo per una fase introduttiva di conoscenza reciproca e di approccio al lavoro. Uno in particolare, Marlon Yante, è arrivato dopo il mondiale con Cuba, non stava bene, aveva importanti problemi alle ginocchia, per cui ha dovuto fare dei trattamenti medici, delle cure fisioterapiche e tutto un percorso di riabilitazione, chiamiamolo così, di recupero della, certo, condizione insieme a me. Adesso stiamo bene e questo è positivo. Non ci sono stati in questa stagione grossi intoppi, mentre l'anno scorso fu, sì, più complicato. Speriamo di andare avanti così, perché sarebbe ottimo poterci giocare le nostre chance al completo fino all'ultimo giorno di questa stagione agonistica. Poi ne parleremo naturalmente di questo, però volevo fare un inciso proprio sul tema che stavi appunto trattando, no? L'arrivo dei giocatori che a distanza poi di 10 giorni devono essere impegnati in campo per partite importanti, per esempio una finale di Supercoppa Italiana che si è giocata contro Perugia, arrivano dopo aver giocato mondiale o altre competizioni. È un problema ormai che più volte abbiamo trattato, no? Della troppa intensità che c'è in quello che è una stagione di un campione della pallavolo maschile, forse anche al femminile, ma oggi parliamo naturalmente del maschile. Cioè è opportuno iniziare a fare qualcosa, cioè che Marlon Yante, comunque è un giovane, fa il mondiale, torna e ha seri problemi alle ginocchia perché sono state sovraccaricate, perché le partite giocate sono state tantissime. Cioè non è solo il problema di Marlon Yante, è un problema, no, no, più generalizzato. Mettiamola così, i migliori giocatori del panorama internazionale giocano nei migliori club, quindi hanno il campionato in Italia, la Coppa Italia, la Supercoppa, magari la Champions League, magari il Mondiale per club. Capitano stagioni dove una squadra può arrivare vicino alle 60 partite, vicino alle 60. Parlo dell'attività agonistica con il club. Appena finisci, magari hai una settimana di riposo, sì, magari, vai con la tua nazionale e hai la VNL dove giri il mondo e devi giocare. Finita la VNL, magari è l'estate dell'Europeo o del Mondiale o dell'Olimpiade, sì, appena finisce, diciamo, l'evento principale di quell'estate, rientri nel club e magari dopo pochi giorni inizia il campionato o hai la finale Supercoppa.
è un sistema che è un po', cioè, un trita tutto. Bisogna rivederlo, perché così veramente non bisogna capire chi è disposto a mollare un pochettino, nel senso, se la federazione internazionale che gestisce le nazionali, sì, che fanno le loro competizioni nel periodo estivo, se le leghe, diciamo, che organizzano i campionati nazionali, insomma, è un po' complesso il discorso. Sì, bisogna trovare un equilibrio, però bisogna trovarlo. Bisogna trovarlo, perché, i tempi di recupero non è un premio che si dà al giocatore, cioè servono. Cioè, i tempi di recupero devono esserci. I tempi di recupero devono esserci. Se un ragazzo gioca 55 partite con il club, tutte importanti, tutte da vincere, finisce la stagione, entra in nazionale, subito VNL, in giro per il mondo, Volley Nation League, bisogna vincere, bisogna fare bene, poi c'è l'Europeo, o il Mondiale, o le Olimpiadi, bisogna vincere a tutta manetta, finisce, torni nel club, nuova stagione, incominciamo, non possiamo fallire. Quindi non c'è un attimo di pausa, poi non è un anno, sono continuati per così. Quelli forti, quindi, sono magari 8, 9, 10 anni così. Sicuramente è abbastanza logorante, soprattutto sul medio-lungo periodo. Certo. Quindi qui difendo alla grande la categoria dei giocatori, che saranno ben pagati, saranno trattati da star, saranno coccolati, però quelli che devono pedalare, pedalano un bel po'. Sì, ma poi c'è l'altro rischio, che l'investimento vero sul giocatore lo fa la società. Arrivi da una stagione già estenuante, impegni con la nazionale magari per un mese, due, tre o addirittura per tutta la stagione, con un infortunio più serio dettato appunto dalla mancanza di recupero, rischi che il giocatore non ce l'hai. Vero, cioè, a volte a inizio stagione devi raccogliere un po' i cocci e rimetterli insieme. Noi abbiamo magari 7, 8, 9 mesi per farlo. Però è dura, nel senso, magari passi un autunno difficile, la squadra vive situazioni che non aveva preventivato e bisogna organizzarsi, ecco. Bisogna organizzarsi, bisogna cambiare qualcosa. Questo è l'ennesimo allarme, tra virgolette, che lanciamo, diverse volte l'abbiamo fatto. Speriamo che ci siano naturalmente delle soluzioni che possano accontentare tutte le parti. Allora, abbiamo parlato delle ultime tre vittorie, ultima in ordine di tempo, il recupero contro Siena, ed era una partita che poteva sembrare semplice contro l'ultima in classifica, squadra ancora viva, squadra ancora in corsa per la salvezza. E la Lube, direi che ha fatto il suo compito, senza mettere in mostra una partita strepitosa, però andava giocato in un certo modo e l'ha giocata la Lube e portati a casa i tre punti, così è stato. Obiettivo raggiunto, siamo stati bravi. In Italia è difficile trovare partite scontate o, come dice il coach Blengini, da battezzare. Ah no, con quella lì perdiamo, con quella lì vinciamo sicuro. No, non esiste. No. In Italia bisogna giocarsele tutte e bisogna stare attenti ad ogni gara. Siena sarà anche ultima in classifica, ma vicinissima a Taranto e a Padova. E aveva battuto però Piacenza qualche settimana prima. A Piacenza prima. Chi ha vinto la Coppa Italia battendo Perugia, giusto per dare credo due settimane fa, massimo tre, ha giocato con Modena, Siena, al Palapanini, ha perso 3-1, dove due set vinti da Modena sono stati vinti, mi pare, 1-30-28 e l'altro 27-25. Io ho parlato con un amico che sta a Modena e mi ha detto: guarda, c'è andata di lusso a fare 3-1 in casa con Siena, abbiamo fatto tre punti d'oro, potevamo benissimo andare al quinto set o addirittura perdere. Quindi aver vinto 3-0 sabato sera a Siena è un'ottima cosa. E questo naturalmente è il terzo risultato utile consecutivo, che fa quasi consolidare il quarto posto di classifica. Serve ancora la certezza aritmetica e far sperare, con qualche difficoltà, la Lube di poter migliorare anche la sua posizione in vista dei playoff, ma ne parleremo analizzando le prossime gare, comprendendo anche la Champions League. Rimanendo però alla gara giocata e vinta a Siena, sentiamo l'intervista raccolta nel dopo partita a commento proprio di questo 3-0. In diretta dal Palaestra con Ivan Zaitsev, MVP di questo incontro. Ivan, possiamo dire che c'è stata poca storia, nel senso, avete mostrato tanta qualità quest'oggi, una squadra in grande crescita, siete in un grande momento. Siena ultimamente ha ottenuto buoni risultati, stava giocando bene, voi però sin dal primo set avete incanalato subito il match nei binari giusti per voi e poi avete proseguito con un ottimo volley. Ma sì, abbiamo cercato di mettere sotto pressione subito i ragazzi di Siena, perché sappiamo bene che sono in una situazione difficile, che hanno bisogno di punti e quindi lottano con le unghie, con i denti e con il sangue per cercare di togliere punti importanti, punti preziosi, guadagnarseli sul campo. Quindi sono partite sempre delicate, noi per fortuna, come hai detto tu, sì, a tratti siamo riusciti a mettere in campo una buona pallavolo, a tratti un po' siamo stati un po' distratti, ci siamo un pochettino imbarcati anche per merito dei ragazzi di Siena, però
era fondamentale per noi chiuderla 3-0, fare 3 punti e in ottica playoff, in ottica quarto posto. Prosegue il vostro percorso di crescita, no? È un periodo positivo anche rispetto, insomma, a alcune partite del girone d'andata. State mostrando un volley migliore, ovviamente si avvicinano i playoff, quindi la qualità cresce, state ottenendo buoni risultati. Sì, cerchiamo di focalizzarci su quello, perché è dall'inizio dell'anno che lavoriamo sulla crescita di squadra, sul nostro carattere di gioco, sul nostro stile di gioco, cercando di fare determinate cose. Adesso abbiamo avuto un mese di tempo, circa 4 settimane, dove siamo riusciti a giocare domenica, quindi siamo riusciti a spingere anche tanto in palestra, forse anche qualche scoria ce l'abbiamo ancora, quindi fisicamente non siamo ancora del tutto esplosivi da quel punto di vista, però stiamo bene e cerchiamo di crescere ancora, visto che abbiamo ancora 3 partite prima dell'inizio dei playoff. Chico Blangini, una gara giocata con grande attenzione da parte della Lube, che si è rilassata forse troppo sul 18-10 del secondo set. No, non credo. No, credo che da quando abbiamo battuto Piacenza, che parliamo del fatto che è una partita non solo importante, ma da affrontare con maturità. Credo che la squadra l'abbia affrontata con maturità. Avevamo detto di iniziare un po' meglio, provare a iniziare un po' meglio. Nelle ultime partite, il primo set, non avevamo iniziato bene, anche se altre volte avevamo iniziato bene e poi dopo magari non avevamo perso, però ci eravamo detti di farlo, ci siamo riusciti. Il secondo set abbiamo preso il largo, poi quando prendi il largo gli avversari provano tutto per tutto, quindi hanno cominciato a forzare il servizio, siamo stati bravi a non perdere fuori casa, no? Un po' l'orientamento, la lucidità l'abbiamo portato a casa. E anche a fare la stessa cosa all'inizio del terzo, quando siamo partiti subito sotto e piano piano siamo rientrati e ci siamo portati a casa una vittoria che volevamo, che è molto importante. Eccoci di nuovo qua al Rossole Forum, ancora con Massimo Merazzi, preparatore atletico della Cucina Lube Civitanova, che giocherà, come detto, domani alle ore 18 qua su questo campo contro la formazione di Milano. Poi ricordiamo il mercoledì 7, dunque settimana prossima, la trasferta in Turchia contro la formazione di Ankara, gara d'andata quarti di finale di Champions League. Il 12, ed è domenica, si giocherà a Perugia in quella che sarà l'ultima partita di regular season, per poi affrontare il mercoledì successivo la gara di ritorno, quale Rossole Forum, contro la formazione turca per l'accesso alla semifinale. 4 partite, tutte molto significative. Intanto è la Champions League, gare da dentro fuori, c'è una gara d'andata, poi quella di ritorno, lì ci sarà un verdetto se la Lube, come ci auguriamo, arriverà in semifinale. Ed è anche una squadra assolutamente di grande qualità, forse la peggiore che si poteva affrontare in questi quarti di finale. E Milano e Perugia, insomma, non c'è bisogno neanche troppo di presentarle, perché Milano sappiamo quello che ha fatto in Coppa Italia nei quarti alla formazione della Lube. Perugia fino ad oggi ha vinto sempre, ha perso una sola partita nella finale di Coppa Italia e soprattutto in campionato ha regalato soltanto un punto fino ad oggi. Vero, abbiamo 4 gare molto ostiche, molto importanti, molto complesse. Saranno ostiche anche per gli altri, però, nel senso che noi giochiamo domani con Milano e vogliamo ottenere il quarto posto, vogliamo vincere e vogliamo arrivare quarti. Vincere domani potrebbe blindare il quarto posto. Sì. Poi la regular season si chiuderà la domenica prossima, 12 di marzo a Perugia. Per quanto riguarda la Champions, giochiamo il 7 e il 15. Sì. La prima gara la giochiamo in Turchia ad Ankara, la seconda la giochiamo all'Eurosuole Forum. Con la seconda gara eventualmente ci sarà il Golden Set in casa, qualora dovesse servire. La Champions è un nostro obiettivo come campionato. Progredire e andare avanti in Champions è una cosa che vogliamo assolutamente fare, per cui bisogna andare ad Ankara e fare un buon risultato e poi 8 giorni dopo bisogna chiudere il discorso a nostro favore qui in casa. Ankara è forte, se non vado errato sono primi in campionato, nel campionato di Serie A1 in Turchia. Hanno... Che non è proprio l'ultimo campionato europeo. No, che è un ottimo campionato e hanno un ottimo posto, che è una vecchia conoscenza del campionato italiano, che è Nimir Abdelaziz. Sono una squadra forte, non a caso avevano vinto il loro girone. Sì. Per cui questo è un quarto di finale complicato tra 2 squadre, entrambe arrivate prime nella fase di qualificazione, perché noi siamo arrivati primi nel nostro girone e loro primi nel loro. Per cui è uno scontro importante, complesso, però andiamo preparati e determinati.
però insomma, sarà un test importante anche per capire, no, la crescita, certo, di questa squadra. Naturalmente gli obiettivi sono tutti importanti, Champions League e Superlega. Dove è cresciuta secondo te la Lube, o comunque dove ha risolto le sue problematiche che nel mese di gennaio erano state evidenti, nel senso che non si riusciva più a vincere una partita, a volte si giocava anche male, altre volte bene, però soprattutto a livello di testa questa squadra aveva degli alti e bassi che poi portavano magari a non conquistare quello che si poteva in quella gara. Cresce da diversi punti di vista, sicuramente uno è quello dell'esperienza, perché l'età media della nostra squadra è piuttosto bassa. Sì. Ci sono stati inserimenti di giocatori nuovi, giocatori importanti, ma anche molto giovani, con magari una bassa o ridotta esperienza per quanto riguarda il campionato italiano di Superlega. Faccio un esempio: Nikolov l'anno scorso giocava il campionato universitario negli Stati Uniti, è un clamoroso prospetto, è un giocatore dalle clamorose potenzialità, ma è la prima volta che si affaccia a questo campionato. È il campionato più impegnativo al mondo, perché certo, questo è il dato di fatto, no? Uno dei nostri veterani, chiamiamolo così, Marlon Yant, che è la terza sì, stagione con questa maglia, è nato a maggio del 2001, sì, per cui uno dei nostri veterani deve ancora compiere 22 anni. Poi c'è Mattia Bottolo, sì, che è del 2000, un altro ragazzo molto giovane, molto interessante, arrivato quest'anno. Lui già giocava in Superlega, era a Padova, è un po' diverso giocare in una squadra di certo, medio-bassa classifica, con tutto il rispetto di Padova, che competere con la Lube per vincere la Champions League o per provare a vincere la Superlega. Per cui questa squadra è cresciuta prima di tutto dal punto di vista dell'esperienza di ogni giocatore e di conseguenza cresce l'esperienza del gruppo, l'esperienza del sestetto, del line up come si chiama, che Blencini mette in campo. Cresce che anche l'amalgama, lì poi non esiste, no, un sestetto titolare. Non esiste, anche qui noi abbiamo un gruppo molto molto valido dal punto di vista delle possibilità. Abbiamo giocato partite con un sestetto, partite con un altro sestetto, partite con un altro sestetto, quindi adesso si è delineata abbastanza una squadra, ma moltissime volte ci sono contributi dei giocatori che sono magari partiti fuori all'inizio che risolvono la partita a nostro favore, per cui siamo cresciuti come esperienza, stiamo crescendo come amalgama, forse stiamo crescendo anche come fiducia, tralasciando il discorso fisico, tecnico e certo, tattico, che giova sicuramente di queste settimane di continuità lavorativa. Ne abbiamo parlato poi, prima. È una squadra che ha lavorato prima, anche molto al di là della disponibilità di tempo, proprio una squadra che lavora tanto. Cioè sì, in palestra, facciamo allenamenti lunghi. Bravo. Quest'anno, certo, l'anno scorso c'era Blencini, quest'anno c'è Blencini. Blencini tiene di più la squadra sul campo quest'anno. Facciamo allenamenti lunghi, più lunghi di quelli che si facevano quando magari avevi dei giocatori di 35 anni. Certo, che sapevi già quello che era il rendimento e andavano gestiti, no? Andavano gestiti, erano maturi, qua ci sono giocatori da formare e quindi qui sul campo ci stiamo un bel po'. Oltre al fatto che poi i veterani veri, parlo di De Cecco e Ivan Zaitsev, comunque hanno dato un contributo importantissimo. Tirano la carretta, come si dice. Non è una scoperta, poi rinnovo del contratto, quindi ulteriore fiducia. Il capitano Ivan, che lo scorso anno non aveva fatto una grande stagione per sua stessa missione, però arrivava dall'infortunio al ginocchio, quest'anno cioè, è ritornato ad essere il giocatore che tutti hanno apprezzato, conosciuto e ammirato, no? Ivan lo scorso anno la prima cosa che ha fatto è il 25 di agosto fare un importante intervento chirurgico al ginocchio destro, con tempi di riabilitazione che erano preventivati e che sono stati rispettati tra i 3 e i 4 mesi, per cui Ivan fino a novembre-dicembre ha pensato a guarire da un importante problema fisico. Poi ha ricominciato a dare il suo contributo, è stato importante, ma sicuramente quest'anno sta meglio e si vede dal primo giorno, è un giocatore normale che si allena, fa tutto con i compagni, pensa non a forse torno in campo, pensa a stare in campo il certo, meglio possibile, che è diverso. E farlo bene come sta dimostrando di fare. Allora il prossimo turno, la decima giornata, penultima della regular season, metterà di fronte Taranto-Perugia, Padova-Trento, Lube, Milano, come abbiamo detto, domani alle 18 qua al Rosuole Forum, anzi ci sono ancora biglietti disponibili, l'invito è quello di acquistarlo, andate sul sito, ci sono tutte le indicazioni, perché la Lube ha bisogno anche in questa partita, come in tutte, del suo pubblico, il pubblico ammirato, apprezzato nel match con Piacenza, ci auguriamo possa essere esserci da qui fino alla fine di questa stagione. Poi Top Volley Cisterna Piacenza, Modena Monza e Siena Verona. La classifica attualmente a due gare dalla fine vede Perugia in vetta con 59 punti, già certa da diverse settimane del primo posto, Modena 39, Trento 38, Lube 35, poi Verona e Piacenza 31, Monza 28, Milano 27, Top Volley Cisterna 23, Padova 18, Taranto 16, chiude Siena con 15 punti. Diciamo del quarto posto, 35 punti rispetto ai 31 di Piacenza e Verona.
Verona, è da lì che arrivano le insidie, perché il quarto posto comunque è importante, no? In vista dei playoff, gare casalinghe eventualmente, almeno nelle prime fasi, certo. In caso di gare decisive, insomma, e poi comunque darebbe un morale diverso, no? Questa squadra piazzandosi almeno in quella posizione. Più in alto arriviamo in regular season, meglio è, per avere una buona griglia dei playoff e anche per dare un peso al lungo periodo, cioè la regular season ti fa vedere alla fine che valore hai. Lo so che poi conta vincere nei playoff, però un campionato come il nostro, 12 squadre, 22 partite, arrivare quarto o arrivare settimo dopo 22 partite è diverso, per cui noi vogliamo arrivare anzitutto più in alto possibile, ma adesso vogliamo consolidare questo quarto posto, che è una cosa che secondo me definisce un po' un percorso durato diversi mesi. Poi ovviamente entri nei playoff aggressivo, con questa maglia hai il diritto e anche il dovere di pensare in grande, entri nei playoff più aggressivo possibile pensando di arrivare in fondo. Vediamo dove arriviamo. Verissimo, giustissimo, però in questo turno che abbiamo letto poc'anzi c'è l'impegno di Modena in casa contro Monza, mentre Trento va a Padova. Sulla carta, se dovessero vincere, è vero che poi nell'ultima giornata c'è lo scontro diretto, però il secondo giornata abbiamo terzo anche posto. Perugia, che è un cliente scomodo. Certo, però potenzialmente battendo Perugia, in questo caso bisogna che perdano punti soprattutto in questo turno o Modena o Trento per provare a migliorare, no, la quarta posizione. Giocano con squadre affamate, perché Padova deve salvarsi, a Siena e Taranto molto vicine. E Modena che gioca con Monza, che Monza squadra... vuole, Monza è una squadra un po' particolare, hanno fatto 6 punti quest'anno. Appunto. Monza vuole salire in classifica, deve tenere lontana Milano che è ottava, Monza è settima con un punto di vantaggio, se non sbaglio, per cui 28 e 27 giocano rispettivamente per degli obiettivi raggiungibili. Quindi sia Trento che Modena avranno due partite non scontate e poi l'ultima giornata avranno lo scontro diretto, per cui noi vinciamo con Milano, poi intanto pensiamo agli altri. Tu dici poi c'è Perugia, è vero, però Perugia ha perso la finale di Coppa Italia, la prima sconfitta di questa stagione, o meglio la semifinale, quindi peggio pure, neanche la finale ha disputato. Bisogna capire come andrà a reagire e poi io credo che tutte le squadre cerchino ogni volta che scendono in campo di vincere e fare il massimo, però magari si dice se l'Ube arriva a secondo o terza magari non me la incontro in semifinale, pensando all'ipotesi di playoff, no? Quindi magari potrebbe mettere in campo una formazione meno agguerrita, ecco questo volevo dire, perché secondo me, faccio tutta questa premessa, Perugia è la squadra più forte, lo sta dimostrando, al di là che è uscita dalla finale della Coppa Italia, però quando devi incontrare la Lube in una partita dentro fuori, secondo me un po' di timore ce l'ha sempre da qualche anno. Giusto, nel senso che gli ultimi anni sono stati sempre alla fine un braccio di ferro tra noi e Perugia. Ma spesso ha vinto la Lube. Spesso abbiamo vinto noi, cioè, lo dimostrano, diciamo, lo scorso anno, lo dimostra l'Albo d'Oro, anche nel senso, loro hanno vinto uno scudetto negli ultimi anni e noi abbiamo 23. Per cui è stato un bel braccio di ferro. Quest'anno loro sono una squadra eccellente, non lo devo giudicare io, ma lo giudica il percorso. Si sapeva che era una squadra molto forte, come giocatori che vanno in campo e come alternative che sono fuori. Giochiamocela, nel senso, c'è quest'ultima partita della regular season e poi speriamo di trovarci nei playoff e vediamo cosa succederà. Può sorprendere secondo te questa Lube? E dove per sorprendere intendo, Massimo, che arrivi fino in fondo, come parzialmente ha sorpreso anche lo scorso anno, questo è un dato di fatto. La Lube nei playoff non era partita come favorita con Trento e Perugia. No? Poi alla fine... Ripeto quello che ho detto prima, con sta maglia hai il diritto e il dovere di pensare in grande, primo. Secondo, l'anno scorso abbiamo sorpreso, ma fino a un certo punto, perché comunque siamo stati tutto l'anno secondi in regular season, quindi se non facevi il nome di Perugia come favorita, forse facevi il nome della Lube. Quest'anno siamo sicuramente in una posizione differente, abbiamo avuto un percorso diverso, però in campionato vogliamo arrivare più lontani possibile. Quest'anno ha un valore diverso anche il terzo posto, ci sarà la finale terzo quarto posto per assegnare un posto in Champions League, per cui arrivare in finale scudetto sarebbe fantastico, perché provi a vincerlo lo scudetto. Non arrivare in finale scudetto, ma arrivare in semifinale ti garantisce di giocare poi, qualora andasse male la semifinale, la finale terzo quarto, che dà un per pass dare per la Champions. Qualificazione alla Champions. Quindi sono dei playoff che hanno ancora più significato. Più del partite solito. Già dalla prima fase, quindi certo, è tutto 3 un playoff. 5 già nei quarti, 3 su 5 in semifinale, in finale e anche in finale terzo quarto. Poi c'è la Champions. Sì. Con 5 gare diventi campione d'Europa.
5 gare difficilissime. Però abbiamo iniziato che scherzando dicevamo: dai, puntiamo alla Champions, bisogna vincerne solo 11. Sì. Scherziamo. Intanto noi, 6 ne avete vinte, anche però, loro. Però 6 su 6 le abbiamo vinte. Vediamo se riusciamo a vincere la settima. Se ci riusciamo, proviamo a vincere l'ottava, eccetera, eccetera. Quindi, secondo me, questa Juve vuole provare a stupire, vuole provare a sorprendere. Chiudiamo tornando a quello che dicevo poc'anzi, il pubblico che è un po' mancato in questa stagione, sì, e che invece nell'ultima gara contro Piacenza si è rifatto vivo, nel senso partecipando. È vero che è un pubblico abituato bene, quindi se non si vince c'è un campionato che magari non ti trova inizialmente troppo protagonista, aspetto però quanto ci sono partite di spessore. È presente. Mi permetto di dire che il pubblico è un po' mancato dal punto di vista della quantità, non della qualità. Certo. No, perché? Sì. Perché qui c'è uno zoccolo duro e infatti vanno ringraziati quei tifosi che ci sono stati sempre e ci hanno fatto sentire il loro sostegno anche nel momento più difficile, il mese di gennaio, sì, dove abbiamo perso molto, ma loro non ci hanno mai, vero, mai, mai mollato o criticato. Per cui ci sono stati numeri bassi come capienza, come affluenza al palazzetto, ma lo zoccolo duro c'è sempre stato. Forse l'ambiente ha un po' la puzza sotto il naso, forse siamo un po' viziati, nel senso tutti pensano che è quasi scontato vincere, certo, a Civitanova. Sì, se non vinci una partita. Quest'anno male, Sì. Me lo dicevano anche l'anno scorso quando eravamo secondi in, certo, campionato e poi abbiamo vinto lo scudetto alla fine. Quest'anno male. La gente spera di poter venire per la semifinale scudetto, per la finale scudetto. Ovviamente noi invitiamo tutta Civitanova, tutti gli appassionati al palazzetto. Tutte le Marche, perché poi tutte la Lube è, certo, la squadra delle, certo, Marche, no? Forse questo, no? Un po', certo, l'handicap, perché non è geolocalizzata come passione. Certo, no? Certo, anche perché abbiamo una storia che viene dall'entroterra, da Macerata, Treia, l'azienda è Treia, eccetera, eccetera. Però noi invitiamo tutti al palazzetto, perché giocare nel palazzetto pieno è bellissimo. La finale, scudetto, lo scorso anno, qualcosa di straordinario per le coreografie, per tutto il supporto. Quindi ci auguriamo di rivivere certi momenti in questa stagione. Speriamo di avere già nei quarti di finale un palazzetto pieno e essere bravi nei quarti di finale per proiettare questa squadra in semifinale. Poi direi che dalle semifinali in poi venire al palazzetto è un obbligo. È un obbligo assoluto, anche per chi magari non è appassionato così e magari si di pallavolo e si appassiona, esatto, il passaggio che inevitabilmente si deve fare. Massimo, grazie per essere stato con noi, come sempre un piacere chiacchierare con te di pallavolo e di Cucine Lube Civitanova e al piacere naturalmente di averti ancora ospite del nostro magazine. Grazie a voi per il vostro tempo e per la vostra passione, ciao a tutti. Buon lavoro, grazie a Massimo Merazzi, preparatore atletico della Cucine Lube Civitanova. Chiudiamo qua la puntata di oggi. Ci ritroveremo la settimana prossima parlando ancora di Cucine Lube Civitanova.